Ciao a tutti, allora oggi voglio parlarvi di un romanzo che mi è piaciuto tantissimo, e cioè La bellezza delle cose fragili di Taye Selassie. Questo è il suo romanzo d'esordio. Lei è nata da padre ghanese e madre nigeriana a Londra, cresciuta negli Stati Uniti, ha studiato tra Yale e Oxford con personalità di nessuna importanza come Toni Morrison e Salman Rushdie e adesso vive a Roma. Infatti, tra le molte altre cose, parla benissimo l'italiano ed è una dei giudici di Masterpiece, potreste conoscerla anche per questo motivo, il reality sugli scrittori che va in onda su Rai 3. Insomma, lei è una di quelle persone che ti fanno sentire piccolo, più o meno così. La bellezza delle cose fragili è la storia di una famiglia, la famiglia Sai. All'inizio del romanzo c'è questo carinissimo albero genealogico che vi chiarirà le idee su molti personaggi del romanzo che appaiono anche solo fugacemente. I Sai sono degli afropolitan, il termine è stato coniato dalla scrittrice stessa, e si intendono quei figli dell'immigrazione tra gli anni 60 e 70, l'immigrazione ovviamente africana, che vogliono liberarsi dai pregiudizi etnici e soprattutto vogliono liberarsi dalla condizione di poveri. Sono delle persone brillanti e molto talentuose che appunto sono costrette per cercare una possibilità ad emigrare. In particolare i Sai emigrano negli Stati Uniti. La famiglia è composta da Kweku Sai e da sua moglie Fola Sade. Kweku è un brillante chirurgo di eccezionale bravura che infatti farà rapidamente carriera negli Stati Uniti, mentre Fola decide di sacrificarsi, anche se lei è una donna molto brillante e molto intelligente, decide di sacrificare le sue ambizioni per realizzare il sogno del marito, che è appunto quello di fare il medico. In realtà però lei ovviamente non è una canonica casalinga, ma è proprio una personalità di spicco, veramente un personaggio straordinario secondo me. Dal loro rapporto, che è un rapporto assolutamente pieno d'amore, veramente i due si amano tantissimo, nasceranno quattro figli: Olu, Taiwo e Kende e Sedi. Olu è il primogenito e seguirà le orme del padre, infatti anche lui diventerà un chirurgo ed è una personalità molto fredda, molto distaccata, ha uno sguardo clinico su ogni cosa, infatti questa è la descrizione di Olu. Olu è la perfezione fatta persona, ordinato e teso, con la sua esistenza tranquilla e fredda nella fredda Boston, con la sua fidanzata nel loro appartamento bianco e freddo, con i loro sorrisi bianchi appesi alle pareti, due robot, lauree e diplomi, borse di studio su borse di studio, benefattori, androidi, il ritratto della perfezione, la perfezione dei nuovi immigrati. Perché anche la sua fidanzata ha origini asiatiche. Dopodiché abbiamo i due gemelli, Taiwo e Kende. La descrizione che fa la Selassie di questi due gemelli è fantastica. È ricollegata ad una leggenda africana che voglio assolutamente leggervi. Avete un po' di pazienza, ma è veramente bellissima. La leggenda. I gemelli sono due metà di un solo spirito, uno spirito troppo grande per essere contenuto in un solo corpo. Sono esseri liminali, metà umani, metà divini, e devono essere onorati come gli si confà, se non addirittura adorati. Il secondo gemello, in particolare, il Changeling e il Trickster, meno affascinato dalle cose del mondo rispetto al primo, viene sulla Terra con grande riluttanza e vi rimane con un maggiore sforzo, consumato dalla nostalgia per i regni spirituali. Alla vigilia del giorno in cui i due gemelli nasceranno, il secondo genito, scettico, dice al primo: vai fuori e vedi se il mondo è un bel posto, se è così restaci, se non lo è torna indietro. Il primo gemello, Taiyewo, dallo Yoruba, che vuol dire vedere e assaggiare il mondo, abbreviato in Taye, lascia docilmente l'utero e parte per la sua missione di ricognizione. Trova il mondo di suo gradimento e decide di rimanere. Kende, dallo Yoruba Kein De, arrivare dopo, vedendo che la sua metà non torna, si appresta senza fretta a raggiungere il suo Taiyewo, degnandosi di assumere una forma umana. Gli Yoruba quindi considerano Kende il più grande, nato per secondo, ma più saggio e quindi più vecchio. E così era. Infatti la descrizione che ho fatto dei due gemelli, che viene appunto da questa leggenda africana, corrisponde esattamente alla realtà, perché Taiwo è una ragazza bellissima, mentre Kende è uno spirito assolutamente che non appartiene a questo mondo.
E poi abbiamo la piccola Sadie, che è un po' il pesce fuor d'acqua della famiglia, perché soffre di questo complesso di inferiorità nei confronti dei suoi fratelli, perché sono tutti brillanti, tutti eccezionali, molto intelligenti, molto belli. Soprattutto soffre del fatto che lei non è esattamente una bellezza, al contrario di sua madre e appunto degli altri suoi fratelli, ed è però forse la più fragile dei quattro, e lo so, è un po' la mia preferita. Infatti lei dirà: i suoi fratelli sono luminosi, Olu, Taiwo e Kane, ovunque siano, brillano per il loro incedere sicuro, i loro incredibili successi, e Taiwo per la sua bellezza, risplendono per il loro talento, le tante frecce che hanno al loro arco. Mentre lei appunto si sente completamente fuori posto. Come avrete notato, ogni personaggio di questo romanzo ha una personalità ben marcata, una personalità ben definita. Ognuno è diverso dagli altri, però per quanto ogni membro della famiglia abbia delle caratteristiche molto diverse, molto particolari, che lo differenzia rispetto agli altri, la Selah secondo me è bravissima, proprio perché riesce comunque a rimarcare delle somiglianze. Somiglianze che sono piccolissimi dettagli. Però appunto queste piccole somiglianze, che secondo me è indice del fatto anche che la Selah si adora i suoi personaggi, il fatto che lei sia riuscita a creare appunto queste corrispondenze tra i fratelli, tra i membri della famiglia, che sono corrispondenze molto 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 velate, molto molto sottili, secondo me appunto è indice di grande bravura, grande sentimento, soprattutto per questa storia, perché questa alla fine è una storia d'amore, grandissima storia d'amore, soprattutto di riunione. Per una serie di circostanze i membri della famiglia Sai sono separati gli uni dagli altri, sono dispersi, dice così la Selasi. A causa di un evento particolare che succede all'inizio del romanzo, si ritroveranno in qualche modo e cercheranno di mettere da parte le loro divergenze per tornare ad essere una grande famiglia. È un romanzo familiare perfetto per tutta una serie di circostanze, perché ci sono tutti quei dettagli, tutti quegli elementi che rendono così bello un romanzo corale, no? Un romanzo familiare, perché la bellezza dei romanzi familiari appunto è che ci sono tante voci, ci sono attriti, ci sono segreti, perché comunque questa è una storia comunque piena di segreti, piena di cose non dette, piena di attriti, quindi ci sono tutti questi elementi. Però è ambientato in una cornice ibrida. Qual è questa cornice ibrida? Il mondo globalizzato. I personaggi infatti sono dei vagabondi, le loro identità culturali sono caleidoscopiche, sono una sorta di miscuglio etnico, infatti vengono dall'Africa, poi sono costretti a spostarsi continuamente per il lavoro del padre, si disperdono, vanno in college diversi, in stati diversi degli Stati Uniti. Frequentano persone diverse, addirittura appunto Olu si fidanzerà con una donna asiatica e si scontrerà con la cultura asiatica, insomma sono appunto dei veri e propri miscugli. I Sai sono in continuo movimento in una società fluida, in una società dove i rapporti sono liquidi, come direbbe Bauman. Queste contaminazioni che subiscono dall'ambiente rimarcano ancora di più e rendono più forte il bisogno di identità, il bisogno di radici, che è un po' il grande tema di tutto il romanzo, cioè il tema del romanzo appunto è la riunione della famiglia che serve anche come ritorno alla casa, ecco. Parlo della casa proprio perché la Selah si dà grandissima importanza agli edifici, all'architettura degli edifici. È interessante vedere quanta attenzione lei mette nella descrizione degli ambienti, quando poi in realtà diciamo che la cosa importante, quello che ci fa sentire a casa, sono le persone, sono la famiglia, cioè la famiglia è casa, non tanto l'edificio. Fortissimo è il bisogno dei personaggi di appartenenza a qualcosa. Appunto, come ho detto prima, ritorna il concetto di liquidità, cioè è difficile afferrare certezze, e infatti il titolo secondo me è perfetto, perché è la bellezza delle cose fragili, cioè questa è una società fondamentalmente fragile. Però i personaggi comunque ricercano la bellezza, ricercano una sorta di rassicurazione, di casa, di famiglia. A fronte di questa grandissima modernità del romanzo e soprattutto di questa grandissima attualità, però ci sono anche elementi molto interessanti che riguardano le tradizioni. Prima vi ho letto la leggenda dei gemelli, ma ce ne sono tantissime, ci sono tantissimi rimandi alla tradizione africana, a questo mondo atavico, questo mondo che per certi versi è rimasto immobile. L'inserimento di queste leggende, di questi miti, di questa lingua, una lingua, quella africana, che ha qualcosa di magico, suona un po' quasi come una melodia, come un incantesimo. Mi è piaciuta moltissimo come la Selah si abbia inserito parole appunto in lingua. Quindi abbiamo una commissione secondo me perfetta tra vecchio e nuovo, tra antico e moderno.
tra realismo e lirismo. Perché parlo di lirismo? E qui ci spostiamo verso invece lo stile della scrittrice. La narrazione è organizzata secondo i punti di vista dei personaggi. E proprio come nella lirica si creano tutta questa serie di corrispondenze, queste corrispondenze tra l'ambiente e il personaggio, i ricordi del personaggio. Ci sono delle continue associazioni che il personaggio fa come una sorta di flusso di coscienza. Infatti la narrazione non è assolutamente lineare, ci sono continui salti temporali tra passato e presente ed è così che apprendiamo i segreti di famiglia. La scrittura in generale è molto densa e molto carica, non l'ho trovata né troppo arzigogolata né eccessiva, cioè sì, l'ho trovata in realtà molto raffinata e molto misurata. All'inizio credevo, soprattutto non essendo abituata appunto alla sua scrittura, all'inizio credevo che sarebbe scaduta nella retorica, ma non è stato così, c'è tutto un lavoro di labor lime, anzi secondo me migliora. Ci si inoltra appunto nel romanzo, nella narrazione, secondo me la scrittura diventa sempre più piacevole, l'ho trovata molto bella. Tra l'altro è bello il fatto che lei si muova con facilità in qualsiasi contesto, cioè si parla di pittura, si parla di musica, si parla di architettura, come ho già accennato prima, e lei è sempre, non è mai goffa, è sempre si muove sempre a suo agio, e l'ho trovata molto poliedrica, ma d'altronde non mi stupisce data la sua biografia. Se devo trovare un difetto, forse c'è un tocco eccessivo di fatalismo, diciamo che ai personaggi effettivamente ne capitano un po' troppe, però d'altra parte non l'ho trovato fastidioso. Conclusioni: questo è un romanzo secondo me molto attuale e molto ambizioso, non ne posso più sinceramente di romanzi sconclusionati che non hanno una parabola, che non hanno un qualcosa da dire, che non hanno una struttura forte, che non hanno coraggio e che invece appunto sono privi di nesso logico per poi passare per postmoderni, mentre questo secondo me è molto ben strutturato e diviso in tre parti, prima non l'ho detto, funzionano abbastanza. È un romanzo che secondo me riesce a trovare il suo equilibrio tra una narrazione comunque intima e commossa, perché a me è piaciuto molto, mi sono proprio affezionata ai personaggi, e però riesce anche ad essere un romanzo capace di creare delle riflessioni profonde che non siano superficiali sulla società di oggi, sulle fragilità e le controversie, diciamo così, della società odierna, quindi mi è piaciuto moltissimo. Come al solito spero di non avervi annoiato troppo, fatemi sapere se il romanzo vi è piaciuto, non vi è piaciuto, se non ve ne frega niente. Vi lascio qui sotto tutti i modi per contattarmi tramite il blog, Twitter, Anobi, Goodreads, se siete curiosi di seguire le letture che sto facendo nel dettaglio. E basta, ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio tantissimo come al solito per le iscrizioni, i commenti e tutti i modi con cui siete coinvolti, diciamo, nella mia attività qui su YouTube. E basta, ci vediamo al prossimo video e ciao!